Buongiorno, dottoressa Luigi. Buongiorno. Le chiedo, com'è nato il suo nuovo incarico di presidente del Comitato delle Pari Opportunità dei Commercialisti di Brescia? È nato con l'elezione del nuovo organismo, quindi del presidente dottor Severino Gritti. A novembre è stato appunto eletto il nuovo consiglio e io sono entrata a far parte nell'organismo, appunto nel consiglio stesso. E dopo questa elezione sono stata nominata in seno appunto all'organismo come presidente del Comitato Pari Opportunità, in sostituzione di Laura Venturi, che era stata nominata e designata con la precedente elezione. E poi dopo si è appunto succeduto la nuova elezione per la nomina di Michele De Tavolatti a vicepresidente del Consiglio nazionale e quindi sono stati rinnovati gli organismi per questo motivo. Il comitato è composto da me come presidente, dalla vicepresidente dottoressa Raffaella Tonni, che ringrazio ed ha retto nel momento, diciamo, di sospensione tra la prima e la seconda elezione, quindi del Consiglio stesso. E poi da altre cinque altre componenti, che sono la dottoressa Tania Stefanuto come segretario, la dottoressa Facchetti Luisa come componente, la dottoressa Grimaldi Stefania componente, la dottoressa Pagliari Chiara componente e la dottoressa Sanniga Francesca. Ecco, questa è la composizione del nostro organismo. Le chiedo, qual è il compito del Comitato delle Pari Opportunità? Il Comitato delle Pari Opportunità ha ovviamente dei compiti importanti, dati anche da un regolamento e da una legislazione nazionale, perché è stato introdotto proprio a seguito del rispetto di una legislazione nazionale ed europea. I principali ovviamente sono quelli di rimuovere gli ostacoli nello svolgimento della professione che possono non dare quel grado di opportunità di parità di genere. E quindi siamo stati proprio istituite per riuscire a contrastare tutti gli atteggiamenti che possono andare contro il rispetto della parità di genere e non dare l'opportunità di crescita sia professionale che personale che etica nello svolgimento della professione, ovviamente tenendo conto anche di una parità di genere, di quello che sono anche le criticità, la disabilità, le fragilità. Siamo un po' quel comitato che deve tutelare e rimuovere gli ostacoli. Infine le chiedo, come intende svolgere questo nuovo incarico che le è stato affidato? Ovviamente è una scommessa importante e un impegno difficile. Io con la vicepresidente e tutti i membri del comitato dobbiamo intraprendere un percorso nuovo, perché come le ho detto è un organismo nuovo. E anche in un momento storico particolare, dove ovviamente anche il mondo, il cambiamento del mondo dell'economia ci dà dei segnali, delle scommesse forti da vincere. Abbiamo un percorso da intraprendere che abbiamo già intrapreso, formulando dapprima un questionario per conoscere anche lo stato dell'arte di quello che è il momento all'interno della nostra professione, all'interno degli studi, com'è il dato, un dato statistico, e per rilevare come siamo messe in questo momento, com'è la forza lavoro, com'è la distribuzione, quali sono le opportunità delle donne, donne e famiglia, le criticità, la disabilità all'interno dello studio, come vengono attuati i momenti di difesa e di sostegno di questa modalità anche di svolgere la professione. E quindi siamo partite lanciando un questionario per conoscere lo stato dell'arte, un questionario che ci servirà come punto d'inizio per poter anche promuovere ed effettuare il bilancio di genere. Noi dovremo andare entro fine d'anno ad approvare, e mi auguro e lo spero, di lavorare col comitato per nell'occasione del bilancio di previsione, dovremo presentare anche il bilancio di genere, che sarà molto importante perché ci darà un dato effettivo di conoscenze e di azioni da poter intraprendere. Avremo anche un piano triennale delle pari opportunità da proporre, che sono delle azioni importanti da svolgere nel triennio, che poi è quello che completerà il nostro mandato. Altri ordini dove sono più avanti, penso all'Ordine di Milano piuttosto che all'Ordine di Roma, dove sono partiti un attimo prima, stanno già presentando questi dati, hanno già fatto la raccolta e quindi li stanno già elaborando. Quindi adesso la scommessa, il primo punto è raccolta dei dati, proporre il bilancio di genere e non solo, ma degli eventi importanti, eventi che riguardano sia la formazione del tema, penso anche alla certificazione,
che è un punto importante in questo momento, la parità di genere, che è anche un'opportunità per le aziende e per quello che è tutto il mondo e gli stakeholders che si rapportano col mondo anche degli studi professionali, di cui noi siamo parte integrante, parte promotrice, direi importante, e quindi abbiamo anche sul tavolo degli eventi importanti da poter presentare sulla certificazione di genere, piuttosto che sul tema dei diritti e della parità di genere. Ringraziamo la dottoressa Lusi. Ringrazio lei, signor Conca. Molte grazie, arrivederci.